Ciao a tutti, oh che bello, oggi ritorno in 16 noni. Oggi vi voglio parlare di una delle due note che più mi hanno dato filo da torcere nel momento in cui mi approcciavo al loro studio. Vi sto parlando del Sol e Sol diesis acuti. Oggi guardiamo il Sol, per intenderci è quello collocato sul quarto taglio addizionale in alto, se riesco vi faccio un disegnino. Per quale motivo ho riscontrato tale difficoltà e ho dovuto smanettare abbastanza per farle uscire che fossero belle, intonate e sicure? Allora, primo motivo, siamo in un registro nuovo del sax che non abbiamo mai to toccato, quindi un mondo nuovo da esplorare, da prendere per quello che è. Secondo motivo, la diteggiatura. Quelle dei sovracuti sono diteggiature di cui non abbiamo un'impronta, come poteva essere per le due ottave precedenti, dove tendenzialmente aggiungiamo il portavoce. Non è così, nei sovracuti ci sono tutte diteggiature particolari e articolate che vanno imparate per quello che sono affinché riusciamo a creare il calco nella memoria delle nostre dita. Un terzo motivo è che è necessario avere una emissione precisa e solida, perché devo andare ad incanalare la colonna d'aria nel punto preciso in cui quel tipo di armonico scocca e mi fa uscire il sol desiderato. Quindi basta una piccola variazione che ottengo un risultato totalmente diverso. Quarto motivo è che non posso utilizzare lo stratagemma di arrivarci con le note legate. Quello che noto è che tendenzialmente il Fa diesis dà dei problemi nel farlo uscire al primo colpo. Quindi cosa dico? Arrivaci legato, consolida le posizioni, arrivaci legato e vedi che abbassando il dito ti esce il Fa diesis, e a quel punto lì ascolti il tuo corpo come si posiziona per farlo uscire. Con il Sol questo discorso non è fattibile, perché sono, come dicevo prima, ci sono troppe variabili differenti rispetto al background da sassofonisti che abbiamo. Quindi arrivarci a fare il Sol legato all'inizio, non dico che è impossibile, ma è altamente improbabile. Quindi abbiamo necessità di farlo uscire al primo colpo da staccato. Andiamo a vedere come fare questo Sol. Cominciamo a vedere la posizione. Allora, con la mano sinistra vado a premere il primo tasto, quello del Si per intenderci, e il terzo, quello del Sol. Con la mano destra, anche qui stessa cosa. Primo tasto, quello del Fa, per intenderci, e terzo tasto, quello del Re. Poi, sempre con la mano destra, vado a schiacciare la chiavetta TA, che sarebbe quella del Si bemolle, quindi eccola qua. E il portavoce. Andiamo ad eseguirlo. Questo qua è il Sol sovracuto. Quali difficoltà possiamo incontrare nel fare questo Sol? Vi faccio degli esempi. Se, ad esempio, mando la colonna troppo verso il basso, ottengo questo risultato. O questo. Se la mando troppo verso l'alto, quindi immaginate di avere la colonna che la mando su e giù. Se la mando troppo verso l'alto, quindi così, verso, come fammi dire, la parete alta del soffitto del bocchino, posso ottenere questo risultato. Quello che consiglio di fare è immaginare di avere un laser, che la colonna sia un laser che va a infilarsi proprio come un zing, come una freccia dentro al bocchino. E quindi dritto lì che va dentro diretta, senza pietà alcuna. Perché ricordo, una delle difficoltà è proprio quello di riuscire a beccarlo al primo colpo. Un'altra cosa che può succedere è che non do sufficiente pressione e quindi anziché mandare la colonna dritta come una freccia, tengo magari dell'aria a girovagare per la bocca e ottengo questo risultato qua. Come se fosse un palloncino sgonfio. Questo mi indica che non sto dirigendo la colonna in maniera adeguata e non sto dando sufficiente pressione. Un'altra cosa che vi suggerisco di fare è aiutarvi anche magari con i denti. Io quando faccio questo Sol, ad esempio, do una morsicata all'ancia leggera leggera perché mi aiuta con la pressione e mi aiuta a beccare l'armonico in questione. Un altro suggerimento che vi vorrei dare è quello di avere bene in testa la nota che volete fare uscire. Molte note nel sax partono proprio da qua. Se non ho ben chiaro la nota che voglio fare uscire, per farvi un esempio, io con le stesse posizioni, magari la posizione di un
classico re, posso fare uscire tantissime altre note, solo pensandole. Per quale motivo? Perché dirigo la colonna d'aria nel punto in cui vado ad incoccare diversi tipi di armonici. Quindi questo qua, che è il Sol, è una nota già di per sé molto delicata. Se non avete bene in testa il suono che volete riprodurre, difficilmente riuscirete a beccarla. Quindi prima ascoltatevi bene quel Sol come suona. Poi mentalmente ve lo riproducete e a quel punto provate ad emetterlo col sax. Va bene, carissimi, io vi saluto. Se avete qualche domanda, scrivetemi. E poi le solite cose di rito, non c'è anche più voglia di dirle, mettete, fate voi. Se volete, scrivetevi. Se no, se volete, mettete il like, decidete voi. Va bene, vi saluto. Ciao ciao, e alla prossima puntata probabilmente vi metterò sul diesis. Bye!